iniziamo a parlare un po' delle fratture della radice, che è un altro argomento in cui l'interdisciplinarità è fondamentale, perché le fratture della radice possono coinvolgere anche solo la radice, per cui solo cemento e dentina, ma molto spesso coinvolgono anche la parte smaltia. Perché? Perché nell'ambito delle fratture, seguendo le classificazioni di Andreasen e dell'OMS, individuiamo fratture della sola radice, che a sua volta si dividono in frattura di divisione 1, cioè della zona dell'apice, sostanzialmente 2-3 mm, divisione 2, in cui la frattura viene a metà della radice, il che significa che abbiamo un frammento coronale con un pezzettino abbastanza ridotto, intorno ai 7-8 mm di radice, e poi in divisione 3, che sono le fratture della radice che coinvolgono la zona radicolare più vicina alla corona, per cui più o meno un millimetrino, due sotto la CAJ.